E te, presto, da poco aveva un temporale d'acqua, infatti c'era l'erta media, abbiamo ci aveva di bracciolin nello spogliatoio. Comunque scherzi a parte, una brutta giornata per giocare, ma comunque noi ci siamo, anche gli avversari, e speriamo di fare una grande partita. In bocca al lupo. Bevi. No, solo brutte parole, questi che ci fanno giocare questo tempo, però fortunatamente avanti nudi, si può giocare. Non lo diciamo. Sarà una bella partita, vediamo di divertirci. In bocca al lupo.
possiamo dirlo autore di una grandissima partita. Nello, grande partita, che ci dici? Se è possibile, scusami, devo fare una menzione, una grandissima parata sul primo tempo su una palla al centrocampo, complimentissimi. Per fare questa menzione. Grazie Rosario. No, è stata una bella partita, primo tempo molto equilibrato, anche se abbiamo avuto più occasioni di loro. E... il problema è che noi abbiamo che Jenny Mellone, talmente che ha rapporti sessuali con donne, che lui primo tempo purtroppo è moscio, quindi lui si attiva sempre nel secondo tempo. E quando lui si attiva fa la differenza, se vi so ci quante volte in campo. Però voglio fare i complimenti a, soprattutto a Rocigno, che sta finalmente tornando Lenzo di una volta. Antonio Izzo e Domenico Aranno che sono riusciti a giocare e a fare una buona prestazione. È stata una vittoria del gruppo, questa era molto importante. Nello, una dedica finale? Una dedica finale la dedica alla squadra, che è sempre più saldamente al comando, e continuiamo così ragazzi. Bocca al lupo per la prossima.